Ciao a tutti, oggi nuova recensione di un mazzo, lo so che lo dico sempre, però questo qui è veramente speciale, direi spettacolare, un mazzo che veramente sta conquistando un sacco di persone e ha conquistato anche me prima ancora che me lo procurassi, perché veramente trovo che meriti, è qualcosa di molto molto bello, ma anche speciale, potente secondo me. Si tratta, come vedete, del Darkwood Tarot, di Sasha Graham, illustrato da Abigail Larson. È un mazzo pubblicato dalla Llewellyn che è uscito quest'anno, quindi recentissimo insomma, e è veramente fantastico secondo me, qualcosa che io adesso proverò a descrivervi, però penso che sia un'esperienza proprio questo mazzo, che solamente in prima persona si può capire, almeno per quanto mi riguarda. Sicuramente non è per tutti, come vedremo, quindi anche questa cosa è da premettere, certamente. Allora, mazzo della Llewellyn, ho detto, e lo si vede dalla scatola che è piuttosto grossa, tipico della Llewellyn. Negli ultimi anni hanno migliorato le loro scatole, che prima erano un po' più fragili. Questa qua invece è bella robusta, ha la chiusura magnetica, o meglio anche l'apertura, diciamo, quindi si apre e chiude in questo modo, si apre al libro, e all'interno abbiamo questo, diciamo, scomparto di cartone con un nastro, che serve a sollevare ovviamente le carte quando sono alloggiate qui dentro. Devo dire un po' meglio rispetto alle confezioni del passato, però non è ancora l'ideale secondo me, perché per quanto sia sicuramente pratico questo tipo di alloggiamento, le carte una volta libere dal cellophane stanno qui dentro, però non si infilano sotto, ma possono muoversi un po' sopra se non sono bloccate dal manuale, diciamo. Quindi solo questo è un po' il problemino, se non teniamo il manuale insieme alle carte possono sballottarsi quella leggermente, però è veramente un dettaglio ed è comunque un miglioramento rispetto al passato, perché nelle vecchie confezioni le carte potevano finire anche sotto, invece qui hanno messo un altro pezzetto di cartoncino per evitarlo, appunto. A parte questo, l'interno è molto ben curato, abbiamo qui l'illustrazione anche della parte interna, appunto, e così su tutti gli altri lati è molto ben curata la scatola, devo dire. Nulla da dire, veramente. Un bell'otto lo possiamo dare, se non anche un 8,5, ecco. Qui abbiamo una descrizione che però non possiamo leggere perché voglio parlare adesso del manuale. Infatti, il manuale, come spesso accade, devo dire, per i mazzi della Llewellyn, è forse la parte migliore dell'intero prodotto. Non che le carte non meritino, però il manuale è veramente il pezzo forte. Perché è una guida bella consistente, ha un bello spessore. Parliamo di qualcosa come 300 pagine abbondanti. Non vorrei dire una sciocchezza, no, 291, quindi comunque quasi 300 pagine, ecco, non contando forse le prime che non sono numerate, ecco. E è veramente un ottimo manuale, devo dire, perfettamente illustrato, curato, a colori, ottima carta, e soprattutto è un manuale fatto su misura per questo mazzo, quindi la Llewellyn è abbastanza nota per questo. È scritto dall'autrice, dalla creatrice, non è una serie di piccole istruzioni così giusto per, è proprio calibrato su queste illustrazioni, quindi è un prodotto molto valido. E adesso lo guardiamo un attimino. Abbiamo per cominciare ovviamente due parole sulla creatrice e sull'illustratrice, entrambe con il ritratto a colori, piccole note biografiche sul lavoro, insomma, quindi se vogliamo conoscere, ci sono anche i loro alcune delle opere che hanno pubblicato, insomma. Poi abbiamo l'indice che è diviso in due parti. La prima parte è dedicata alla struttura del mazzo, a come è appunto stato pensato, alcune cose che possiamo fare con questo mazzo, quindi come utilizzarlo, e poi anche ovviamente le stese, la suddivisione fra arcani maggiori e minori e quant'altro. Quindi ci spiega in pratica con cosa andiamo a lavorare e come possiamo lavorare. E poi abbiamo la parte con i significati, quindi c'è un piccolo prologo e poi gli arcani maggiori e minori. E adesso vediamo un attimo nel dettaglio, c'è questa introduzione come dicevo, poi abbiamo un'altra introduzione possiamo dire che ci spiega più o meno come connetterci al mazzo.
Dopodiché una parte molto interessante sulla nostra parte ombra, infatti questo è una componente molto importante come vedremo in questo mazzo, perché sembra pensato per varie cose, ma in particolare anche con il lavoro con la propria ombra, che è un concetto junghiano psicologico, insomma sarebbe la parte più nascosta e repressa di noi stessi, dove noi andiamo a mettere tutte quelle cose che non sono accettabili o noi stessi non accettiamo. E spesso può essere una parte molto distruttiva anche se non impariamo a conviverci. Quindi è qualcosa che va accettato ma non represso, diciamo. E il manuale ci dice un bel po' di cose su questo. Poi qualche diciamo, spunto su come leggere le carte a rovescio. Addirittura come tenere un libro delle ombre, che è un concetto molto più legato alla stregoneria, però vedremo che qui la stregoneria è qualcosa di integrato in questo mazzo in un certo modo. Quindi abbiamo varie idee su cosa inserire in quello che alla fine può essere anche un nostro diario, ecco. Poi una parte sull'iniziazione, poi domande alchemiche, quindi alcuni tipi di domande che noi possiamo porre al mazzo rispetto alle solite questioni che poniamo normalmente. Quindi c'è un approccio molto psicologico anche, devo dire, ecco. Addirittura una sezione su come possiamo usare le carte per fare magia, se è qualcosa che ci interessa. Poi una parte sulla numerologia, molto interessante per vedere al di là dell'illustrazione proprio come il numero delle carte va a rapportarsi a un certo tipo di tematiche, influenze e significati. Poi abbiamo una descrizione dei quattro semi, qualcosa sulle carte di corte e poi abbiamo le stese di vario tipo, ce ne sono un bel po', insomma, almeno 4-5. E poi abbiamo appunto la parte sulle carte con un piccolo prologo e per ogni carta poi abbiamo credo un paio di pagine col nome, una descrizione, una frase chiave o parola chiave e poi la descrizione della carta, l'illustrazione a pagina intera della carta e a colori, poi un significato e un significato ombra. Quindi per ogni carta abbiamo, dicevo, due pagine, a volte anche tre forse, con l'illustrazione, quindi è perfetto. Se vogliamo portare il manuale con noi senza le carte per studiare il mazzo, addirittura vedete l'illustrazione è enorme rispetto alle carte, quindi ci permette anche di apprezzare qualche dettaglio che forse sulle carte in se stesse sarebbe difficile vedere. E comunque andando avanti poi abbiamo lo stesso per tutte le carte, come dicevo il libretto è interamente a colori, quindi ogni singola carta è illustrata perfettamente. E lo stesso abbiamo poi per gli arcani minori, però semplicemente il materiale è un po' ridotto, abbiamo quello che in totale è una paginetta, possiamo dire, anche se è divisa in due pagine più l'illustrazione. E andiamo avanti così, quindi per tutto il resto del manuale, fino alla fine, immagino, così mi sembra. Infatti, sì, col re di denari finisce completamente il manuale. Che dire, adesso lo sto liquidando in due parole questo manuale, ma credetemi se vi dico che è veramente ben fatto. Oltre alla mole di materiale e alla qualità del libro, è fantastico proprio il contenuto, nel senso che l'approccio, che l'autrice ha al mondo dei tarocchi è incredibilmente fresco, incredibilmente innovativo. Nel leggere questo manuale io l'ho divorato in un giorno solo, ma ho avuto un sacco di momenti. Sapete, quei momenti in cui uno dice: ah, ecco, come ho fatto a non pensarci prima? Questo è il tipo di manuale che può provocare questo tipo di reazione, secondo me. Ovviamente in inglese, quindi do per scontato, insomma, che vi siete accorti a questo punto. Però è un inglese piuttosto semplice, non abbiamo termini particolarmente ostici, quindi un inglese scolastico conosciuto abbastanza bene è sufficiente a capire perfettamente. Non credo che verrà mai pubblicato in italiano questo mazzo, quindi se è qualcosa che vi interessa, l'unica è sapere l'inglese, insomma, o farvelo tradurre da qualcuno. Credetemi, ne vale la pena perché è veramente molto bello. E parlando di bellezza, adesso passiamo alle carte facendo una premessa. Il nome di questo mazzo, Darkwood Tarot, significa il tarocco del bosco oscuro o della foresta oscura, insomma. E il tema della foresta oscura è quello che permea tutto questo mazzo, che però è costruito come se fosse una storia. Infatti, il personaggio che vediamo qui in copertina e sulla carta del matto, chiaramente, è la protagonista di una storia, quella che nel libro viene chiamata una strega dell'ombra. E tutti gli arcani maggiori rappresentano, proprio come avviene tradizionalmente nei tarocchi,
il viaggio di questa strega, che normalmente sarebbe il matto, attraverso varie fasi. Quindi abbiamo questo aspetto narrativo che sicuramente è molto incentrato sul femminile, perché la protagonista è una femmina. Però devo dire, questo non lo considero un ostacolo, quindi è perfettamente utilizzabile anche dai maschi, insomma. Solo che a livello di illustrazione e di manuale avremo una prospettiva, ecco, femminile inevitabilmente. Però il tutto è reso in maniera veramente molto scorrevole, molto ben pensata. Quindi è interessantissimo. Anche negli Arcani Minori poi abbiamo qualche riferimento a questo viaggio che la nostra strega compie, viaggio che la porterà a diventare qualcosa di completamente diverso, pur ricordandosi chi è, che alla fine anche questo è tipico del viaggio di tarocchi. Ora non so quanti riferimenti farò io adesso nel vedere le carte una per una, però è qualcosa di molto interessante che rende questo mazzo interessante anche per cose diverse dalla divinazione. Per esempio, oltre al lavoro ombra, trovo che potrebbe essere ottimo anche per la narrazione, quindi estrarre delle carte per darci degli indizi su come portare avanti una storia che stiamo scrivendo, ad esempio, cose di questo genere. Adesso, senza ulteriori chiacchiere, perché già ho parlato per 10 minuti senza mostrarvi le carte, andiamo a vederle una per una. Mi avvicino, così proviamo ad apprezzarle meglio. E allora, iniziamo un attimo a parlare delle dimensioni. Come ho detto, questo è un mazzo della Luellen e quindi per il confronto, come prima cosa, prendo un altro mazzo della Luellen, ovvero i Terror of the Hidden Realm. Questi qui credo che abbiano le medesime dimensioni. Sì, mi sembra che siano praticamente le stesse perché riesco a sovrapporli perfettamente. Quindi se avete qualche mazzo della Luellen, questi qui, rispetto a mazzo tipico della Luellen, ecco, hanno le stesse dimensioni. Rispetto a un tarocco standard, per esempio come Wild Unknown, immagino che siano appena appena più larghe, vediamo così, sì, tipo di 1 mm, però in compenso sono appena appena più basse. Inoltre, se prendiamo una carta dello scarabeo, credo che abbiano la medesima larghezza invece. No, scusate, la medesima. Niente, non, sono un po' diverse perché sono appena appena più basse le Darkwood Tarot, in compenso un po' più larghe. Ecco, quindi diciamo che non sono dimensioni eccessivamente diverse, rientrano in quelle che possono essere più o meno standard. Per quanto riguarda invece la consistenza, queste qui sono abbastanza sottili e flosce, ecco, nulla di particolarmente robusto. La Luellen non ha mai fatto mazzi particolarmente robusti in genere. Oltre a questo, devo dire, sono pure laminate, quindi vedete, riflettono parecchio la luce. Però, nonostante questo, ecco, sono piuttosto sottili comunque. Questo le renderà interessanti solamente dal punto di vista del mescolamento. In quanto a resistenza e robustezza, non sono proprio il massimo, ecco. Ah, dimenticavo di dirvi, visto che parliamo di qualità, che questo mazzo io l'ho trovato su Book Depository e l'ho pagato qualcosa come 30 euro, e poi c'erano le spedizioni gratuite. Diciamo che in generale, in termini di totale del prodotto, li vale secondo me, però si poteva fare qualcosina di meglio per quanto riguarda le carte in particolare, perché ammetto che non è il massimo quando si ha un'ottima scatola, un ottimo libro e poi le carte risultano così così. Adesso cambio un attimo l'esposizione, giusto per guardare meglio le nostre carte. Ecco qua, credo che si veda meglio adesso. Dimenticavo di far vedere il retro, che è questo qua, di questo verde scuro, quasi color fango, diciamo, con questa cornice e poi le lettere D e W, che sarebbero dark wood, che creano una sorta di rigoro. Altra cosa che devo farvi notare prima di guardare le carte è che io ho già colorato i bordi di un colore che credo sia abbastanza simile a quello del retro. Quindi tenete presente che adesso ve le mostro così, però quando andate a comprarle chiaramente i bordi sono bianchi. Ok, adesso veramente basta con le chiacchiere e abbastanza in fretta vorrei guardare le carte. Avete già notato sicuramente che abbiamo una cornice, però è interessante il fatto che è una cornice trasparente, possiamo dire, quindi non comprime veramente l'immagine come una cornice bianca farebbe, piuttosto lascia intravedere altri elementi dell'illustrazione, quindi questa sicuramente non la taglierò. Ora facciamo il tour dopo tutte queste chiacchiere. Allora, cominciamo col matto, che come dicevo è questa strega dell'ombra, accompagnata da un ragno, una volpe, un gatto,
E qui si vede poco, però c'è una lucertola. Questi qui sono i quattro animali che rappresentano gli elementi e che ritroveremo più volte, sia negli arcani maggiori sia in quelli minori, chiaramente. Un mago donna è anziana, quindi rappresenta quello che molti conosciamo come il terzo volto della dea, forse. E è molto interessante. Abbiamo il tavolo con gli strumenti, chiaramente. La scritta As above, so below, che sarebbe come in alto, così in basso. Mi piace molto tutto di questa carta, devo dire, anche il fatto che la quarta gamba del tavolo non si veda, che è un richiamo ai mazzi più tradizionali. In generale queste carte riprendono molto la struttura Rider-Waite, sia nei maggiori e anche nei minori soprattutto, perché abbiamo delle scene illustrate comunque, forse con meno personaggi, però comunque richiama più Rider-Waite con qualche piccola digressione ogni tanto. Per esempio qui la papessa. Riprende sicuramente il motivo acquatico, anche se tutto virato verso il verde, riprende le colonne che però diventano alberi in questo caso, sempre con le lettere D e W. Abbiamo la luna, la pergamena su cui è scritto Tarot, ovvero tarocco. Quindi in generale, anche se cambia qualcosa, è sicuramente riconoscibile come carta. Poi l'imperatrice incinta, mi piace tantissimo. Con questa posa molto sensuale, molto immersa nella natura, e vediamo questa natura che cupa, perché appunto parliamo di un bosco oscuro che rappresenta sicuramente, come è facile immaginare, l'inconscio in cui noi ci avventuriamo. Poi l'imperatore, che è un caprone qui, e ci sta benissimo, richiama fra l'altro l'ariete, che è il segno zodiacale dell'imperatore. Poi lo ierofante, che qui è una sorta di driade. Però abbiamo anche i simboli tradizionali come il toro, le chiavi, le tartarughe qui al posto dei supplicanti, molto molto bello. Poi gli amanti, questa ritratta in modo molto più cupo rispetto a quelli tradizionali. Il carro curiosamente è un falco o un'aquila piuttosto, credo che sia, perché ha la testa bianca. Non mi convinceva molto questa carta, però nel libro ho trovato una spiegazione piuttosto coerente, quindi va bene così, il senso di movimento c'è tutto, quindi per me è sufficiente. Poi la forza, molto bella, molto meditativa. E ogni singolo elemento che c'è nelle carte viene affrontato e descritto nel libro, quindi perfino la posizione dei gioielli viene descritta e spiegata in modo coerente, quindi questa cosa è molto interessante e molto bella soprattutto. Poi l'eremita che era sulla scatola. Poi la ruota della fortuna, fantastica. Io amo l'immagine dell'arcolaio, quindi per la ruota è una delle mie preferite come scelte. Abbiamo tanti piccoli elementi interessanti come il serpente, questo demonietto qui che richiamano elementi tradizionali, però abbiamo anche la mano che gira la ruota, altre fatine vengono chiamate nel libro, ma sono dei mostriciattoli che rappresentano chiaramente gli elementi. Poi la giustizia, è abbastanza riconoscibile e tradizionale. L'appeso, poi la morte, molto potente, molto forte come immagine questa, e anche tradizionale. Poi la temperanza, altra immagine bellissima, ricorda un po' Malefica dei film. Poi il diavolo, questo personaggio lo ritroveremo nel seme di spade. Poi la torre, molto intensa, ma anche tradizionale, quindi va benissimo. La stella. Molto carino che ci siano i pipistrelli. Poi la luna, e qui ad emergere dall'acqua è il nostro personaggio piuttosto che il classico crostaceo. Poi il sole, con questa immagine un po' Lady Godiva, se vogliamo. Poi il giudizio. Questa è una carta interessante perché qui abbiamo. Vabbè, faccio un piccolo spoiler sulla storia. Abbiamo la trasformazione della protagonista in vampiro, che è un po' diverso forte rispetto alla carta tradizionale del giudizio, perché in genere lì abbiamo il risveglio dal mondo dei morti, qui invece abbiamo quasi una sorta di ingresso nel mondo dei morti, è un po' curiosa. E poi alla fine abbiamo il mondo, la trasformazione definitiva in qualcosa di nuovo, molto molto bella come immagine, e ritroviamo gli animaletti, come dicevo. Quindi questi erano gli arcani maggiori, ora passiamo rapidamente, spero, ai minori. Questo è l'asso di bastoni, anche qui abbiamo elementi tradizionali come la mano che viene fuori dalle nuvole, e le associazioni elementali sono quelle classiche, quindi in questo caso il fuoco, come vediamo anche qui nel 2, poi abbiamo il 3, il 4, questo riprende la classica storia dei troll sotto il ponte,
Poi il 5 ritroviamo i nostri mostriciattoli che fanno un po', giocano ad azzuffarsi con queste piccole torce. Poi il 5, no scusate, il 5 questo è, e invece questo è il 6. Abbiamo una sorta di parata di spettri, perché sono tutti molto pallidi in confronto al bambino che è qui in braccio al personaggio. Un po' inquietante, però comunque richiama l'immagine tradizionale. Poi abbiamo il 7, combattere la propria ombra, questa è molto intensa. L'8, un po' diversa forse, più che altro per la presenza di questa sirena, però gli 8 bastoni ci sono. Poi il 9, questo è molto inquietante perché è una sorta di clown e pagliaccio, se vi fanno paura questi qui potrebbe essere un po' disturbante questa carta. E poi il 10, questa è piuttosto classica. Poi abbiamo il fante di bastoni, credo che i fanti siano quasi tutti femmine, o almeno una metà credo, non ricordo precisamente. Poi il cavaliere, la regina e il re di bastoni. Devo dire, le carte di corte sono tutte molto belle in questo mazzo comunque. Poi passiamo al seme di coppe. Mi piace molto che invece della colomba qui abbiamo un corvo che riprende appunto il tema cupo del mazzo. Due di coppe, abbiamo dei cavalli che si incontrano. Nel tre di coppe le classiche tre amiche, qui sono tre gattacci neri che stanno forse evocando delle forze malevole. Per il quattro di coppe abbiamo quelle che credo siano delle volpi, di cui una è insoddisfatta mentre l'altra gli sta porgendo un coniglio come preda. Nel 5 invece abbiamo il coniglio con queste coppe dalle quali fuoriesce del sangue versato. Poi nel 6 abbiamo una mamma corvo con il suo piccolo nel nido. Nel 7 abbiamo i classici simboli che si vedono anche nei Rider-Waite, però anche questi pipistrelli molto carini. Poi c'è l'8, non abbiamo il personaggio ma abbiamo un serpente, quindi per il resto l'immagine è molto tradizionale, abbiamo perfino l'eclissi. Poi il 9, abbiamo un gatto soddisfatto perché ha appena beccato un uccello insomma. E nel 10 la famiglia felice è composta da lupi, quindi credo che in questo mazzo abbiamo forse nessuna persona, non vorrei dire una sciocchezza, così mi è parso. Nelle carte di corte, ecco, abbiamo le persone ovviamente, quindi questo è il fante, il cavaliere, con questo picnic molto romantico che ci sta per il seme di coppe, poi la regina e poi il re. Credo che tutte le persone di questo seme comunque, anche se non sono animali, hanno le orecchie a punta, quindi non sono del tutto umane. Dopodiché passiamo al seme di spade, questo è il lasso, tradizionalissimo con tanto di corona. Poi abbiamo il 2, molto interessante perché qui i demoni che sembrano tormentarla in realtà non ci sono nell'acqua che riflette la verità, quindi lascia intendere che è tutto nella sua mente, e che è molto appropriato visto che siamo nel seme di spade. Questo è il 3, il classico cuore qui è anatomico ma è anche intrappolato nella tela di una tarantola, un'immagine molto molto forte. 4 di spade con una scena un po' alla Bella Addormentata, però da un punto di vista un po' più cupo, infatti il principe qui non sembra avere belle intenzioni e anche la principessa qui è armata e pronta a reagire, forse non sta veramente dormendo. Inoltre queste 3 spade qui sembrano quasi una trappola, un po' spada di Damocle. Questo è uno degli esempi dell'approccio fresco di cui parlavo, ecco, l'autrice è riuscita a prendere immagini molto tradizionali e a dare una lettura completamente innovativa, che è sicuramente qualcosa da apprezzare. Questo è il 5 di spade, che rappresenta una vittoria ottenuta in modo molto meschino, perché abbiamo le spade conficcate nella schiena di un personaggio che è anche legato, quindi non poteva difendersi. 6 di spade con la classica imbarcazione, però abbiamo anche i coccodrilli, qui abbiamo un personaggio che sta implorando l'altro personaggio di non andare, perché a quanto pare preso un bambino, insomma c'è molto di più di quello che si potrebbe pensare tradizionalmente. 7 di spade, abbiamo una situazione un po' alla Cappuccetto Rosso, non solo per l'abbigliamento e per il lupo ma anche per l'idea del sentiero e dell'inganno, no? Nella fiaba tradizionale Cappuccetto Rosso e il lupo cercano un po' di ingannarsi a vicenda prima di arrivare dalla nonna.
avete notato sicuramente nel corso del mazzo che abbiamo molti riferimenti a Cappuccetto Rosso, soprattutto nei colori, nei mantelli che sono presenti. Questo perché Cappuccetto Rosso, forse fra tutte le fiabe, è un po' quella che più di tutte incarna la pericolosità del bosco come rappresentazione dell'inconscio e anche della crescita, no? Del viaggio che noi compiamo lasciando indietro parte di noi stessi e capendo chi siamo. Poi abbiamo l'otto di spade, molto tradizionale, però oltre alle spade e alla corda e alla benda abbiamo anche un cappio, quindi situazione un po' più drammatica, c'è perfino un avvoltoio qui che è pronto a divorare il personaggio nel caso non si liberasse. Nove di spade, abbastanza tradizionale questa, e poi il 10 di spade, altrettanto tradizionale e cruento. Poi nelle carte di corte rincontriamo il fante, che era presente nella carta del diavolo, sebbene di spalle. Poi abbiamo il cavaliere, e poi la regina, e poi il re. Infine, ultimo seme è quello di denari, e tutti i denari qui in realtà sono delle metà di una mela, infatti al centro compare la stella con i semini. Questa è un'immagine molto bella che richiama la terra, ma anche all'idea di frutto, quindi alla vegetazione, cose che possiamo trovare in un bosco, no? Quindi ci sta benissimo. Questo è il 2. E se notate, molte delle immagini sembrano anche in parte ispirate all'immaginario che a me ricorda molto Tim Burton, ecco, anche il 3 per esempio. Abbiamo un sacco di rami molto storti oppure arricciati a spirale. Nel 4 qui abbiamo una mandragola. Poi abbiamo nel 5 invece una scena più tradizionale sicuramente. Poi nel 6, molto interessante perché la classica scena della persona che distribuisce i soldi qui è trasformata in una sorta di patto col diavolo, molto interessante. Poi nel 7 abbiamo un elemento tipo spaventapasseri con tanto di zucche, anche questo mi ricorda un po' Sleepy Hollow. Poi abbiamo l'8, poi il 9 e il 10. Infine, per le carte di corte, questo è il fante, che sembra addirittura fatto di corteccia, insomma il suo abito sembra un albero. Poi il cavaliere, la regina e per finire il re di denari. Quindi questo conclude il tour delle carte. Ho cercato di andare il più velocemente possibile perché altrimenti mi sarei perso in chiacchiere. Su ognuna di queste ci sarebbe molto da dire. Io trovo che sia un mazzo incredibilmente intenso, forte, ha delle immagini che a me personalmente parlano molto bene, insomma, e sono piuttosto entusiasta, devo dire. Unica cosa, ecco, solamente dal punto di vista del materiale avrei gradito un cartoncino appena appena più robusto, però questo significa pure, come vediamo adesso, che in teoria, ecco, se avessi fatto bene vi avrei mostrato che si mescolano bene. Adesso ci riproviamo, giusto per rimediare a quello che è il bello della diretta. Vediamo se adesso va meglio. Ecco, vedete che si mescolano pressoché alla perfezione. Quando si ha appena appena un minimo di manualità, le cose riescono sempre meglio, ovviamente. Adesso riproviamo, giusto per mescolarle meglio. Ah, accidenti, oggi non è giornata. Sembra che oggi non sia la mia giornata. Però devo dirvi, finché non ho iniziato a girare il video, queste qua si mescolavano perfettamente. Quindi adesso, a costo di stare qui un quarto d'ora a mescolare, lo rifaccio. Ecco qua, molto meglio. Comunque, a prescindere da questo tipo di mescolamento, devo dire anche da mano a mano si mescolano molto bene, perché pur essendo laminate non si appiccicano. Quindi unico difetto, proprio se vogliamo, è lo spessore e il fatto che siano un po' lucide. Però a parte questo sono abbastanza soddisfatto. Queste qui, ecco, vanno forse trattate con una certa gentilezza, perché ecco, io ho insistito un po' e forse si nota che si sono curvate appena appena. Non è una cosa irreparabile, anche perché basta provare a raddrizzarle un po' così o mischiarle al contrario e già va meglio. Quindi è sicuramente qualcosa di non tragico, ecco, dal punto di vista del materiale. Però è anche vero che queste qua, secondo me, comunque lo spessore e la flessibilità sono quelle che sono, quindi
non vanno maltrattate troppo. Adesso, se riesco ad avere una luce decente, diamo un'occhiata a come appaiono sul nostro spazio. E dicevo, la dimensione è abbastanza standard, se vogliamo, quindi penso che riusciremo a metterne un buon numero. Almeno 6 o 7 forse. Facciamo 6 così non affolliamo eccessivamente. Scusate se c'è qualche rumore, ma io vivo in un condominio di persone altamente incivili, quindi se non mi disturbano non sono contenti. Io invece sarò contento quando loro finiranno all'ospedale. Allora, ecco qui. Per una volta non sto usando il flash comunque, quindi i riflessi sono veramente al minimo qua. Allora, dal punto di vista del colpo d'occhio, devo dire che forse non sono perfettamente intuibili proprio al primo istante. Questo perché intanto la cornice, pur non essendo bianca ma trasparente, comunque è un tantino più scura rispetto all'immagine, quindi un poco poco di compressione c'è e questo fa sì che l'immagine ci appaia forse meno sgargiante di quello che potrebbe essere. Teniamo anche conto del fatto che, visto il tema, tutti i colori, come notate, sono piuttosto non voglio dire scuri, ma fangosi un pochino, ecco. Non abbiamo colori particolarmente sgargianti, se non forse i rossi, ecco. Il resto sono tutti piuttosto attutiti, attenuati, ecco. Oltre a questo, il nome delle carte è scritto in basso ed è scritto sì in bianco su nero, però comunque il carattere è piuttosto piccolo, quindi se mettiamo molte carte potrebbe non essere immediatamente evidente quale carta stiamo guardando. Questo i primi tempi, chiaramente, perché se si prende confidenza col mazzo la cosa chiaramente poi vada ad appianarsi da sé. A parte questo, però, devo dire che io le trovo molto belle. Le illustrazioni di Abigail Larson sono fantastiche, hanno questo stile a metà fra il graphic novel e quello che potrebbe essere un cartone oscuro di Walt Disney quasi, che a me personalmente come immagine piace moltissimo, come stile insomma. Dal punto di vista delle scene abbiamo un sacco di contenuti comunque che richiamano le fiabe, Cappuccetto Rosso, La Bella Addormentata, richiama anche le favole fra l'altro, perché molti personaggi qui sono animali che però si comportano come se fossero umani, quindi abbiamo anche questo aspetto, il che torno a dire che potrebbe tornare molto utile non solo per la divinazione, ma anche per lavoro narrativo. Quindi, se siete scrittori o persone che comunque lavorano con le storie, questo mazzo, per come ritrae le scene e per come le tratta nel manuale, credo che dia molti spunti su come si può costruire una storia, una sequenza narrativa, insomma. A parte questo, comunque, per venire agli aspetti che forse più ci interessano, dal punto di vista divinatorio, io le trovo perfette queste. Si rifanno molto al sistema Rider-Waite, però integrandolo e reinterpretandolo in una maniera molto innovativa, molto fresca, molto orientata sullo sviluppo personale. Questo è un mazzo che ci incoraggia a farci domande piuttosto che darci subito una risposta. Quindi, da questo punto di vista, lo trovo ottimo per l'introspezione, per il lavoro ombra, per fare il punto di una situazione, e per capire meglio quali sono i nostri problemi e le cose delle quali siamo inconsapevoli. Alla fine, addentrarsi nel bosco oscuro è questo, è indagare i recessi dell'anima proprio, no? Quindi per questo tipo di lavoro penso che sia un mazzo consigliabile. Non è un mazzo troppo consigliabile per chi vuole essere consolato, forse, ecco, perché, come dicevo, questo mazzo non tende a dare risposte, piuttosto ci fa porre altre domande. Quindi, se abbiamo bisogno di tirarci su oppure di farci dire quello che vogliamo farci dire, ecco, non è l'ideale. Ecco, questo mazzo tenderà a prenderci un po' a schiaffi, secondo me. Altri mazzi invece potrebbero essere un tantino più dolci. Ecco, qui di dolcezza ne abbiamo poca, perché pur non essendo immagini particolarmente cattive, tra virgolette, sicuramente non sono dolci. Ecco, abbiamo molti risvolti piuttosto inquietanti. Come dicevo qui nel 6 di bastoni, per esempio, abbiamo una scena che potrebbe essere un trionfo, però in realtà i personaggi che stanno portando questo bambino sono spettri, quindi abbiamo il rapimento da parte delle fate, tecnicamente, no? Per esempio, stessa cosa qui, i diamanti sono benedetti, ma da un essere demoniaco, quindi non è proprio il tipo di mazzo con immagini dolci e luminose, ecco. Quindi è secondo me qualcosa per chi ha un pochino di stomaco in più, ecco. Se invece siamo alle prime armi, ancora non conosciamo bene il sistema dei tarocchi, queste cose qua forse non è proprio l'ideale. Però
Diciamo che il manuale potrebbe da un certo punto di vista essere utile anche a un principiante, però sicuramente torna molto più utile a chi ha già una base sua su cui poi costruire qualcosa di più intenso e profondo, almeno secondo me. Quindi, detto questo, adesso vorrei chiudere qui la recensione. Ribadisco che secondo me dal punto di vista qualitativo l'unico problema di questo mazzo è un po' la consistenza delle carte, che sono forse non robustissime. Avete visto anche il mescolamento si fa bene, però non è sempre al 100% diciamo sicuro, perché è un attimo che le carte possono sfuggirti e deformarsi troppo. Sicuramente trovo che la scatola e il libro siano la parte fatta meglio di questo prodotto. Non che le carte facciano schifo, però si potrebbe secondo me fare un pochino meglio, o al limite se proprio si deve sacrificare un aspetto, io personalmente preferirei che non fossero le carte. Per quanto il manuale, ripeto, sia la parte migliore e sono felicissimo che sia così, quindi diciamo che anche solo il manuale li vale i soldi del prodotto. Diciamo che 30 euro sono un poco poco di più rispetto a un tarocco medio, ma comunque restiamo in una fascia media, quindi ci sta benissimo. La scatola, come dicevo, è ottima, quindi è qualcosa che vale la pena di esporre su uno scaffale, insomma. Va abbastanza bene per riporre le carte se teniamo anche il libro dentro, altrimenti è preferibile un sacchetto o una scatolina a parte. A parte questi dettagli, il prodotto in sé vale i soldi che costa, ed è soprattutto uno strumento molto valido. Ci sono molti mazzi, tra virgolette, oscuri, però questo qui io trovo che abbia delle grosse potenzialità per aiutarci nello sviluppo personale se lavoriamo con le parti più oscure di noi stessi. E anche degli altri, perché comunque al di là di questo la simbologia si rifà ai Rider-Waite, quindi è un mazzo che si può comunque usare come un tarocco per la divinazione, quindi anche per rispondere ai quesiti di un consultante sicuramente va bene, posto chiaramente che le immagini siano di nostro gusto, ma questo è qualcosa che si giudica guardandole, quindi fatemi sapere se possono essere di vostro gusto, fatemi sapere che ne pensate, se ce l'avete, se avete altri mazzi simili da consigliarmi, ve ne sarei grato, perché a me questo stile piace molto, ecco. A parte questo, adesso vorrei chiudere, così non facciamo un video estremamente lungo più di quello che è. Vi lascerò in info box il link, ad Amazon se volete comprare questo mazzo. Metterò anche il link alla mia wishlist di Amazon se volete contribuire alla mia collezione di tarocchi, e allo stesso scopo vi metterò anche il mio link a PayPal se volete fare un'offerta. E sia che decidiate di regalarmi un mazzo o di fare un'offerta, chiaramente offro il mio servizio di cartomanzia e di consulti, quindi servitevi pure di queste opzioni, oppure contattatemi sui social che vi metterò sempre in info box se avete bisogno di una lettura, di un consulto e quant'altro. Quindi con questo adesso chiudo, vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!